Nella sede luterana di Gerusalemme, e precisamente nel refettorio, un incontro, un concerto del tutto insolito, organizzato dagli studenti cattolici e protestanti di lingua tedesca che si trovano in città, per specializzazioni in particolare in storia e cultura ebraica, ma che non trascurano di aprirsi al musulmanesimo presente da tanti secoli. Questa sera ci è utile a farci un'impressione, ad avvicinarci al volto del musulmanesimo. Sottolineiamo inoltre il fatto di essere chiesa a Gerusalemme, che significa aprirci al dialogo, alla comprensione. Proviamo a cercare e a lavorare per la pace tra tutti noi in questa città santa. Gerusalemme stimola il dialogo per la compresenza e l'interazione tra tutte le diverse realtà che vivono dentro le sue mura. Durante le settimane di studio in gruppi misti cristiano e musulmani, dalla storia e dalla teologia ci si è poi focalizzati sulla tradizione spirituale islamica e non si poteva trascurare la realtà sufita. Ora ci stiamo focalizzando più sulla tradizione spirituale, quindi quella dei Sufi è una delle più prominenti, ma un po' nascosta all'interno del mondo musulmano. Quindi siamo contenti che siano qui e che abbiano portato il loro mondo in pubblico. È difficile conoscerli dal momento che non vogliono apparire in pubblico. Li devi conoscere, contattare e riunire. È davvero un evento raro che siano qui in un ambiente cristiano. Non è frequente che i musulmani preghino e cantino, portino in scena le preghiere rituali in un ambiente cristiano. Abbiamo quindi davvero apprezzato quello che stanno facendo qui. Il concerto è fatto di pochi strumenti, le melodie sono molto arabe, ma hanno un loro potere di suggestione e rispecchiano una spiritualità che utilizza la musica per esprimersi. Noi facciamo il canto religioso per esprimere i nostri sentimenti, è quello con cui nutriamo lo spirito. La musica è cibo e i canti religiosi sono cibo per lo spirito. Se li senti ti calmano. Sono una lode a Maometto e a tutti i profeti. Quello dei sufiti non è un partito né una setta, nemmeno una comunità o un movimento. Hanno, per così dire, un respiro religioso più personale, più interiore, più spirituale. Per certi versi lo si può definire mistico. Noi partecipiamo alle celebrazioni, cantiamo nella moschea, così pure quando mangiamo insieme o facciamo una festicciola. Sono con loro da 3 anni e grazie a Dio andiamo avanti. L'alto livello spirituale dei sufiti permette loro di distinguersi per apertura mentale. Inoltre il servirsi della musica offre delle ulteriori opportunità al dialogo. Da un lato sono aperti ad incontrarsi con gli altri. Non si trova ovunque gente di altre religioni tanto aperta di mente. Dall'altro si tratta di musica, che è un mezzo per capirsi diverso rispetto alle spiegazioni e alle parole. La musica lavora sul cuore, quindi è una sorta di impressione che ricevi, aperta alla comprensione e all'interpretazione degli altri. Trovarsi all'improvviso davanti a un gruppo di sufiti desta sicuramente domande e sentimenti diversi anche nei giovani studenti che vivono in Gerusalemme. Ho visto i loro visi e come stanno ascoltando la musica. Credo siano davvero curiosi. Alcuni sembrano veramente toccati da questa musica. Altri stanno a guardare, potremmo dire, un po' alla distanza, ma stanno facendo una esperienza nuova. Sono di mente aperta, hanno una preparazione sulla musica, sul ritmo e conoscono i testi perché li abbiamo stampati, per cui un po' capiscono quello che si sta cantando. È una sorta di incontro spirituale del tutto differente dagli altri. Uguale sorpresa da parte dei sufiti che si accorgono di condividere nel profondo quei valori che sono comuni alle persone che vivono in profondità la loro fede.
Il nostro gruppo è formato da diversi imam della moschea di Al-Aqsa e alcuni tra loro sono giovani. Non c'è discriminazione tra di noi. Siamo a Gerusalemme, cristiani e musulmani, siamo tutti uguali sotto l'occupazione. Questo ci unisce. Non è mai troppo tardi per invitarci a cantare in chiesa o in qualsiasi altro posto per fare ciò che facciamo, che è vera fraternità di popolo. Questo è il ruolo basato sulla fraternità tra i popoli.